Beh, ragazzi, abbiamo fatto una breve sosta e adesso sentirete anche la Zavorrina come per magia. Magia? Eh? Sì. Che si sta svegliando ancora? Sì, sono ancora in ritardo. Rimbardo. Arrivo dopo. Un momento, è ora di pranzo, arrivo dopo. Vi vorrei solo far notare la qualità dell'asfalto e la quantità di curve. Sali. Sì, sì, sì. Già, io le sento sul mio sederino. Ah! Guardate che vista. Sì, qua il lago si vede proprio benissimo. Ah, bellissimo. Io dicevo vista cimitero. No, scherzo. Ah, no. Sì, no, quella non è proprio da ammirare così. Strada dei vini e dei sapori del Garda. Bellissimo. Bello, bello, bello. Tanta, tanta roba. Qui ci sono un sacco di turisti comunque. Com'è? Ci sono un sacco di turisti, la gente sta già facendo le vacanze. Beh, amore, luglio, fine luglio, eh. Gente che fa le camminate, un sacco di tedeschi che sono in mezzo alla strada. Sì. Ho salutato la signora, tu l'hai salutata? No, non l'ho notata. Amore, hai reso una bambina triste oggi. Ah sì? Era una signora o una bambina? C'era la signora con la bambina. Ah, tutti e due. Ho reso sì. Tristi due persone allora. Sì. No. Sì. Non vale. Sì. Quanto è bellino il laghettino del Gardino. Sì, sì, tutto qua tranne ino c'è. One magari. Sì, molto one. Ah, ci sono i vespari. I vespisti. Quelli. No, i vespari. Ma come fanno le auto a rovinarmi sempre tutto? Cioè, perché esistono le auto? Guarda là che è tornante. Sì. Io devo arrivare a questa montagna. Ma guarda il lago, che bello che si vede. No, io vedo il tornante. Ma io voglio farmi un tuffo, amore. Miseria ladrona. Ci compriamo. Vai, ma puoi, guarda. Sì. Miseria. Amore, li devi superare, che fai dietro di loro? Ho capito, però, cioè, santo cielo, anche Cristo. Santo cielo. Santo cielo. Visto? Hai bisogno guarda, di un po' di coraggio? Guarda. Tornantone? Sì, guarda che non grattiamo, mica sì, è andata tanto bene. Ho fatto malissimo. Sì, era una mi merda. È entrata in folle. Una merda, amore. bisogna essere sinceri. No, mi sono emozionato troppo e ho cannato il tornante. Sì, sì. Succede. Succede. Bello il lago. Amore, ma puoi lasciarmi qua e ci vediamo poi quando dobbiamo tornare a Torino? Va benissimo. Va benissimo. Ah, addio. Va come bene, addio? Me ne sto qua da sola. Mi hai detto di lasciarti qua, io ti rendo felice. Sì, sto qua dove parlano l'inglese. Sì, sì. Almeno ci capiamo. Uh-huh. Ma siamo in Italia, aspetta. Ruculi. Guarda tutte quelle casette lì, tutte uguali. Sì. Veramente sono tutte uguali, brutte. Sì. Belle però. Un po' noioso. Noioso tutto uguale. No? Dai, concentrati amore, falle tutte bene, mi raccomando. Sì, vedi, quando iniziano le curve ci sono le macchine. Sì, amore, è tutta colpa delle auto. Tedeschi che italiani, non so se hai notato. Sì, però. Sì, un sacco di tedeschi, infatti non sanno andare. E che stanno imparando a guidare qui, no? Mica è colpa loro. Poi amore, tu sei cresciuto fra i monti, cioè dai, un discorso diverso. Mi stai dando il montagnolo? Sì. Come sì? Sì, c'è un'altra tedesca. Ma non è una cosa brutta, cattiva o... È che sai guidare meglio di tutti gli altri. Vabbè, ho imparato a guidare tra le curve. Appunto. Quindi ci sono solo qualità qua.
Com'è? Salò. Eh? È famosa per qualcosa. La Repubblica di Salò. Eh sì. Mi pare, se non ricordo male, che ci andò il Duce durante la Seconda Guerra Mondiale in ritirata, tipo. Magari è rimasto qualche resto di Mussolini lì. Sì. Un sacco di tedeschi comunque, pazzesco. Ah sì, infatti amore. Hanno invaso il lago di Garda. E che magari loro fanno le vacanze adesso. È certo che fanno le vacanze qui. Galleria, guardate che bella. Tac. Sì. Questa è tutta roccia calcarea. Sì, sì, è bellissima. Infatti fa anche fresco dentro. Ah, oh, ma questo che si ferma in mezzo alla curva, Cristo. Madonna. Vorrei fare la vigilanza urbana. Così gli davo una bella multa. Questo ha fuso il motore. E nonnino, poverino. Ah, telecamera, facile facile. Eh sì. Eh sì. Se ci prendiamo qualche multa sti giorni. No, secondo me quelle lì sono, controllano gli accessi, non sono velox, non sono neanche segnalati. Non po- se, in Italia se il velox non è segnalato non lo puoi mettere. Solo quelle lì controllano secondo me gli accessi a fini statistici e controllano anche magari se le targhe hanno l'assicurazione, il bollo pagato e quelle cose lì. È l'unica. Beh, adesso siamo di nuovo nel lungo lago. Nel lungo lago di Garda, guarda, guarda, sì, 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 ma ah, guardalo lì l'italiano che salta sul marciapiede, bravo, chapeau. No, perché voi voleva parcheggiarsi, Ma dici? E siamo di nuovo nel lungo lago. E adesso in realtà siamo lungo un tunnel. Questo sì, un lungo tunnel. Di lago lungo. Non c'è niente qua. Mi sa che è lungo, lungo proprio. Ah, sì, sì. Sì, sì. 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 È tutto black. Bellissimo. Guarda che bella la roccia. Io, mia, mi emozionano le gallerie fatte così. Bello, emozionante passare sotto queste gallerie qua. Madonna, pensa se ti cade un masso in testa. Ma non ci penso perché non vorrei che capitasse. Bellissimo. Bello. Bello, eh? Bello, bello, strabello. E adesso, dopo aver fatto queste stradine, andiamo a fare benzina. Sì, brava. E a fare mi sembra un'ottima idea fare una benzina. Tappa caffè. Altrimenti rimaniamo senza niente e poi è un po' grave. Ciao, motoristi. No, quelli lì sono scooteristi, non ti salutano però, amen. Scooteristi? Sì, io li saluto. No, gli scooteristi no, amore. Ah, non si salutano? No, no, solo perché? I motociclisti. Perché gli scooteristi sono motociclisti che non sanno cambiare le marce. Ah, quindi c'è una rivoluzione. È sempre stato così. Dobbiamo volerci tutti bene. No. Guarda che bello sto paesino, guarda il galletto che segna il vento. Dopo aver fatto benzina andremo a fare il passo Croce Domini. Wow, già mi piace solo per come si chiama. Ti piace come si chiama? Mm-hmm. Molto bene. Vediamo se ti piacerà poi mentre siamo lì. Vedremo. Tra l'altro bella sta chiesa, eh? Ah cazzo, ho sbagliato. Ah, vedi amore se non sei attento. Però dobbiamo far benzina prima di salire. Sì, sì. Mi fa salire da qua. Quanto cazzo è ubriaco? Sì, è un po' ubriaco. Dai, dov'è il distributore? Qua dovrebbe essere. Dov'è? Lo vedi tu? Eccolo qua, Q8. Pagheremo un salasso. Prima costano meno. Gli altri distributori infatti, costavano 1,54. Ma no, 1,54. Ah no, 1,39. Ottimo. Excellent. Chi finisce prima? Il pandino o il signore qua? Dai, scendi, va. Forza, forza. Comunque il diesel costa veramente poco, eh. Eh già. Ci sentiamo dopo, raga.